Siamo con Enrico Salvi, una sconfitta probabilmente compromessa dai primi due set giocati piuttosto male dal BBC. Ma guarda, sicuramente loro sono venuti qua facendo una buonissima partita, hanno sicuramente l'opposto e comunque una banda come Casoli che sono due giocatori di assoluta esperienza. Noi stiamo facendo un po' di carico fisico, probabilmente due set eravamo un po' imballati di gambe perché ci stiamo preparando comunque al nostro appuntamento più importante che è quello dei playoff. Non abbiamo giocato forse la nostra migliore pallavolo, abbiamo provato un po' di assetti di squadra per riuscire a sopperire magari a qualche mancanza durante la partita. Diciamo che si poteva fare forse qualcosa di più, però alla fine dei conti il nostro l'abbiamo fatto anche questa sera. Nel terzo set comunque c'è stata la reazione e per poco il match non è andato al tie break. Sì, sai, un pallone dubbio dell'arbitro, magari non fischiato, non che sia per quello la colpa, però sai, il video check non funziona, insomma qualche cosina fa, perché giochi con la testa un pochettino più teso, non sai che colpo fare. Sono partite di fine stagione dove noi ci stiamo giocando una cosa importante che sono i playoff, loro anche, per rimanere in A2, perciò insomma bisogna prendere le partite queste ultime così come vengono, nel senso di dare la giusta importanza alle cose. Era l'ultima in casa della regular season, non è arrivata una gioia, ma magari arriverà nei playoff. Ce lo aspettiamo sicuramente, ci dispiace un po' chiaramente non aver vinto una partita in casa davanti al pubblico, al nostro pubblico. Speriamo di portare a casa delle vittorie in casa quando conteranno davvero, quando conteranno molto di più, di prolungare la nostra corsa nei playoff e arrivare fino in fondo. Grazie. A voi.